Da questa mattina si sta procedendo con lo sgombero di alcuni appartamenti, sì, dove verrà a nascere in futuro lo stadio della Roma. Sì. La rabbia da parte sua è tanta, quello che le chiedo è cosa non la convince di tutta questa operazione? Lo stadio della Roma. Cosa non mi convince di tutta questa operazione? Lo stadio della Roma. Qui c'è un bosco urbano, in un territorio dove ci stanno distruggendo tutti i parchi che sono fruibili, perché poi ci raccontano che noi abbiamo tanto verde perché c'è il Parco dell'Aniene. Il Parco dell'Aniene, che penso che una parte ce l'abbiano pure a Bruxelles, perché con quel parco stanno cercando di tamponare tutto quanto, solo che da Pietralata, da questa parte qui, non c'è accesso, quindi nessuno può accedere. Questo era un parco anche sul piano regolatore. Dopodiché si decide così, d'amblè, che qui ci deve venire uno stadio, in una zona che è congestionata dal traffico, di fronte a un ospedale che non si sa poi quello che succederà nel momento in cui ci saranno le emergenze, con delle infrastrutture che sono già tutte pronte ma non sono adeguate a ricevere 60.000 persone, quante saranno. Per cui io non capisco qual è il motivo per cui bisogna fare lo stadio qua, che tra l'altro è una zona anche già molto inquinata. Qui il traffico, il caos, qui ci sono da fare i marciapiedi, ci sarebbero da fare tante altre cose, non lo stadio della Roma. Rendere fruibile un parco, perché qui veramente se è quello che è fruibile è perché i cittadini l'hanno fatto. Questa era un'area privata, poi diventata del comune con un esproprio del 2003. Nel 2006 queste famiglie sono venute qui. Una volta entrate in questi appartamenti, loro sapevano di questo possibile destino? Si è avuto modo di parlare direttamente con loro? No, non sapevano di questo possibile destino, nel senso che poi tra l'altro questi espropri sono stati anche molto contestati, perché sono stati fatti per delle strutture che veramente avevano un'utilità pubblica. Qui ci dovevano venire i ministeri, ci doveva essere tutto il decentramento. Adesso ci ritroviamo uno stadio che di utilità pubblica, tranne per i tifosi della Roma, non ha nulla, assolutamente. Poi diventerà un luogo stadiocentrico, perché ovviamente queste spese dovranno essere in qualche modo recuperate e tutto porterà allo stadio per poter poi comprare dai vari centri commerciali che ci stanno sotto. Ed è veramente lavorare in questa maniera in un quartiere dove la fame, le posso assicurare, visto che faccio anche le distribuzioni alimentari, la fame si taglia col coltello e che ci si arrabatta giornalmente. Non è assolutamente possibile, ma di questo non si parla. Oggi queste famiglie non si sa dove andranno, non hanno avuto comunque da parte del Comune di Roma un'alternativa a questi appartamenti? No, non hanno avuto nessuna alternativa. Gli è stato oggi, dovevano, quello che si sapeva è che dovevano venire gli assistenti sociali per fare il censimento, invece si sono ritrovati che in 448 sono stati buttati fuori e senza possibilità alcuna di avere un'alternativa. Quindi ci sono persone che si sa per certo che non sanno dove andare, perché sono proprio nullatenenti. E da un'amministrazione, sinceramente, io lo dico, da un'amministrazione come quella che era salita all'epoca al Consiglio Comunale, io questo non me l'aspettavo. Mi aspettavo una attenzione diversa al cittadino. Grazie.